Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di Epta Group, YARP, l'azienda italiana che ha superato proprio lo scorso anno 1 miliardo di fatturato ed è quindi una delle più grandi aziende d'Europa nel settore. Ci troviamo in compagnia di Luca Valeri, il responsabile vendite Europa e Africa dell'azienda. Luca, benvenuto. Buonasera Fabio e benvenuti a tutti nel nostro stand. Tante le novità presentate quest'anno anche nel vostro caso. Assolutamente sì, e abbiamo tanta energia per farla vedere ai nostri visitatori. Parliamone. Allora, partiamo da quelli che sono proprio alle nostre spalle. Quali sono i modelli e quali le loro principali caratteristiche? Innanzitutto volevo riassumere tre concetti che ci contraddistinguono: innovazione, sostenibilità e affidabilità. Questi sono i tre pilastri della nostra linea che presentiamo qua a Venditalia. Partiamo con Brera, che è la nostra macchina più piccola, alta 1,83 con 6 spirali. 6 spirali food, che può raggiungere anche 7 spirali. La raggiungiamo con una classe energetica C e addirittura con la nuova lanciata in Venditalia, Brera B in classe energetica B. Quindi molto importante per l'ecosostenibilità e soprattutto adesso che le bollette sono sempre in aumento. Ecco, diciamo che fa il nostro caso, visto quello che sta accadendo con i costi che sono aumentati enormemente proprio per l'energia elettrica, ma non è l'unica novità presentata. Assolutamente no, la nostra elettronica totalmente rivista e soprattutto internalizzata fa sì che il nostro R&D sia sempre più veloce nel rispondere alle esigenze del cliente di oggi, con tutti i sistemi telemetrici, quindi industria 4.0, tutti i nuovi sistemi di pagamento che possono andare dal cloud alla carta di credito e ai vari tag. Quindi tecnologia in casa IRP. Inoltre un'illuminazione rivista, grande potenza luminosa dei nostri LED, sempre a risparmio energetico, e addirittura abbiamo illuminato anche il vano prelievo, così il cliente ha sempre ben visibile il prodotto e soprattutto dove mette le mani all'interno del distributore. Questi sono piccoli dettagli tecnici della nostra linea, sempre naturalmente in gas R290, che l'azienda conosce da veramente tantissimi anni, perché lo usiamo in tutti i nostri cabinet da almeno 7 anni. Beh Luca, tu ne parli, io li guardo così sott'occhio e dico: Cribbio, ma sono davvero, davvero belli da vedere. Grazie mille, assolutamente. Abbiamo lavorato sul design, seguendo tutto quello che è il food and beverage, quindi la porta deve sempre sparire, il vetro deve dare grande luminosità ai prodotti, perché i nostri clienti devono far vedere bene i prodotti e attrarre i clienti. E inoltre, cos'altro ancora avete presentato? Allora, abbiamo presentato Chelsea, che è una macchina che raggiunge anche lei una classe energetica C, oppure Chelsea B, che quindi raggiunge la classe energetica B, con degli innovativi display prezzi per far vedere i prezzi sempre illuminati ai clienti e, perché no, aggiornare i prezzi da remoto e quindi non dover mandare l'operatore sul campo per cambiare le etichette dei prezzi. Questa è un'altra novità sempre in campo tecnologico e innovazione. Questo consente quindi di avere un collegamento bidirezionale con i distributori. Assolutamente sì, siamo compliant con tutte le nuove tecnologie, quindi industria 4.0 e iperammortamento. Inoltre lanciamo qui in Venditalia Trocadero, che è il modello di macchina più grande in assoluto per la famiglia IRP. Abbiamo raggiunto 10 spirali per cassetto, sempre in classe energetica C, con i cassetti in metallo, quindi sicuramente robusti, e con tutta la tecnologia della gestione del freddo, quindi anche qua stiamo parlando di un frigorifero food a tutta altezza. E infine Brooklyn, che è il nostro cavallo di battaglia, perché noi nasciamo da quello, no? Noi siamo dalla macchina dei gelati. Brooklyn è la nostra macchina dei gelati a 6 spirali per 4 cassetti, quindi una grandissima autonomia, e soprattutto c'è molto interesse dai produttori di gelato su questa soluzione. Giusto un'ultima chicca: Marina Bay, il nostro nuovo concept che stiamo brevettando, abbiamo già brevettato l'utilizzo, è un nuovo sistema di erogazione per tutti i prodotti fragili, da tutta altezza, e soprattutto anche qui food, quindi possiamo erogare snack, merendine, food. E l'ultima, VPay è la nostra
Smart fridge ormai è sempre più richiesta nelle mense, negli hotel, dove possiamo gestire sia la negativa, quindi sia i gelati monoporzionati o in vaschetta, oppure il food, quindi bibite, insalate, piatti pronti, sempre con la filosofia dello smart fridge. Io mi presento con la carta di credito, apro, prendo quello che voglio e quando chiudo la macchina mi fa pagare sulla carta. Quindi comodità e anche qui la parola d'ordine, innovazione. Ascolta Luca, per andare a contattarvi e quindi richiedere maggiori informazioni rispetto a tutti i modelli di cui abbiamo parlato, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? Allora, potete scrivere direttamente al Trade Marketing Italia @epta.italia oppure visitare il nostro sito internet erpplugin.com, dove potete trovare tutte le schede tecniche dei nostri prodotti e soprattutto le informazioni su come raggiungerci. Diciamo, per essere una prima volta dinanzi agli schermi di Vending TV, è andata più che bene. È un piacere soprattutto ospitarvi qua. Grazie, grazie. Allora noi, prima di proseguire per presentarvi tutti gli altri modelli di altre case e anche tutti i prodotti presentati qui a Venditalia dalle aziende che fanno una nuova offerta al pubblico della distribuzione automatica, assaggiamo uno dei gelati che sono all'interno della vostra vetrina e poi continuiamo. Luca, grazie, sei stato davvero estremamente prezioso. Grazie mille a voi e vi aspettiamo a Venditalia.